Lamin, perché state facendo questa protesta? Questa protesta è nata su un percorso di un anno e mezzo fa, quando è stata votata la legge 102-2009, chiamata Senatoria Golfo Badante. E dopo che è stato avviato tutto, dopo circa 3-4 mesi, noi abbiamo scoperto che questa legge 102-2009 è stata la più grande truffa mai esistita in Italia. Perché abbiamo identificato su tutto, lo Stato italiano circa 33.000 casi di truffa, o truffati dai cittadini italiani o truffati dallo Stato italiano. Dei cittadini italiani, perché tanti cittadini italiani hanno chiesto ai ragazzi circa 2.000 fino a 9.000 euro con una promessa di trovare un datore di lavoro e un permesso di soggiorno. L'altro gruppo che è stato truffato dallo Stato italiano, è stato truffato nel senso che all'inizio della legge, quando ha avviato tutto, è stato chiaro che loro non avevano reato ostativo. Questi reati è diventato ostativo dopo che Manganelli, 6 mesi dopo che abbiamo avviato tutti i pratichi, ha fatto uscire un circolare dicendo che anche i ragazzi che avevano precedente delle reati che erano legati alla loro situazione precedente di clandestinità non potevano più fare parte della legge. Dopo che hanno versato ognuno 500 euro nelle casse dello Stato, dopo che hanno pagato per 2 trimestri i bolletti dei contributi nei casse dell'INPS, noi a questo punto abbiamo detto che il gioco e le regole del gioco non possono essere cambiate dopo che è avviato tutto, e poi non possono incassare i soldi dei ragazzi dopo 9 mesi e poi le negare il permesso di soggiorno. Quindi vi sono stati chiesti, avete pagato regolarmente tutto quello che dovevate pagare e ora vi trovate in una condizione come? Una condizione che loro dicono di illegale, nel senso che le questure e le prefetture le hanno negato il permesso di soggiorno. Noi in questo senso avevamo iniziato un percorso anche a massa, perché per fare ricordare a tutti che la vicenda dei permessi o della protesta per i permessi di soggiorno per i ragazzi, per i lavoratori immigrati truffati è nata proprio qui a Massa. E dopo che noi di Massa l'abbiamo portato al congresso del Comitato Nazionale dei Immigrati, è da lì che la protesta è andata verso le altre città come Napoli, Brescia, Milano, per finire con gli immigrati che erano saluti sulla gru a Brescia e sulla Tura a Milano. Noi di Massa avevamo fatto anche un percorso qui con quasi 3 settimane di presidio davanti alla prefettura, con l'apertura di una tavola istituzionale presso la prefettura di Massa Carrara. Questo quando? Tutto questo è tra luglio 2010 e settembre 2010. Noi abbiamo anche al suo tempo chiesto al Consiglio Comunale di Massa di votare un ordine del giorno di solidarietà ai ragazzi immigrati, che è stato fatto il 17 di luglio 2010. Ma tutto questo noi abbiamo visto, in un anno e mezzo non ha servito a niente. E per questo il 1° di maggio noi abbiamo iniziato una seconda fase di protesta per questa senatoria truffa. E come avete iniziato questa seconda fase di protesta? Questa seconda fase è nata nel senso che noi abbiamo visto che i ragazzi, i lavoratori immigrati, a chi negano il permesso di soggiorno diventano clandestini. Allora noi abbiamo identificato che qui in Italia l'unico luogo dove il lavoratore immigrato clandestino e dove un lavoratore immigrato senza permesso di soggiorno non è clandestino è la Chiesa. In questo senso siamo entrati nel Duomo di Massa il 1° di maggio e abbiamo chiesto al Vescovo l'ospitalità e la solidarietà per un gruppo di ragazzi immigrati. Quanti eravate da me? A entrare lì noi abbiamo detto che non possiamo entrare essendo 50 o 100, perché comunque i fedeli hanno anche loro diritto sacrosanto di
per quanto riguarda la loro religione. Ma abbiamo detto, occupiamo simbolicamente questo domo essendo 9 persone, e poi per fare vedere, piuttosto che noi non siamo entrati in domo per creare problemi, ma per fare vedere soltanto ai cittadini e all'amministrazione che l'unico luogo dove i migrati non sono clandestini e sono legali è dentro, proprio dentro la chiesa. In questo senso avevamo chiesto l'ospitalità e la solidarietà del vescovo e della chiesa nei confronti dei ragazzi, quello che è stato dato. E dal 1 maggio fino il 22 di maggio abbiamo fatto anche un presidio permanente davanti il domo. Questo è stato spostato qui a Piazza Mercuri dopo che abbiamo visto che il tavolo istituzionale presso la chiesura è stato aperto. I nostri avvocati stanno lavorando con la chiesura per trovare una soluzione. Dopo che abbiamo visto che anche i PM che hanno indagini in mano si sono mossi, dopo che abbiamo visto che anche l'istituzione comunale sta facendo un lavoro di intermediario. Ora è in questo senso che avevamo spostato tutto e sospesa anche l'occupazione simbolica del domo di massa. Ok, e ora il punto qual è? Ora, dopo una settimana di pausa, tra virgolette, perché una settimana che abbiamo sospeso l'occupazione, una settimana che il presidio è trasferito qui a Piazza Mercuri, noi siamo a un giorno decisivo di valutazione, nel senso che noi oggi, stamani, abbiamo incontrato il sindaco di Massa, il questore è andato verso il PM per incontrarlo, vedere a che punto è la situazione, ma più o meno possiamo dire che noi siamo a un punto fermo, nel senso che neanche un permesso per un ragazzo truffato non l'abbiamo ancora, niente di concreto. E le due strade che vuole percorrere il questore, secondo noi non c'è neanche assicurazione che porta a un qualcosa di concreto. Il percorso verso il ministero per un permesso per motivo umanitario e l'altro percorso verso il procuratore per un permesso per motivo di giustizia. Tutti questi due percorsi, secondo noi, non c'è neanche assicurazione che porta a qualcosa di concreto. E per questo che noi, valutando oggi, abbiamo detto che effettivamente non abbiamo ancora niente di concreto e non è neanche verificato che con questi percorsi avremo qualcosa. In questo senso noi abbiamo deciso da domani di cambiare il modo di protestare, che rimane per ora segreto, perché vogliamo, in base a questa lotta a livello politico, portare l'amministrazione a dare una risposta positiva alla richiesta che stiamo facendo da un anno e mezzo. Voi state sostenendo anche delle spese, immagino. Sì, delle spese grosse, perché noi 24 su 24 siamo sempre insieme a lavorare sui elenchi, un lavoro amministrativo, a fare il colloquio con gli avvocati che hanno anche le spese legali, a delle spese anche perché tenere tutti questo gruppo di immigrati nello stesso posto, viene fuori anche delle spese per il mangiare, per il logistico, per tutto. Tu ieri sera alla Mima hai detto una cosa molto importante, hai detto che voi vi rappresentate da soli. Questa è una cosa molto importante, nel senso che noi, come coordinamento migrante toscano nord, l'unica, l'abbiamo sempre ripetuto, l'unico punto di riferimento che abbiamo è il Comitato Immigrato in Italia, che è la struttura a livello nazionale che gestisce tutte le collettività, con tutte le collettive delle associazioni locali, immigrati locali. E poi il congresso del 2009 ha dato un ordine, una parola d'ordine a tutte le associazioni locali di immigrati e coordinamento di lavorare su un protagonismo immigrato forte a livello locale. Vuol dire che noi abbiamo deciso dal congresso del 2009 di non più delegare la nostra lotta a nessuno. Questa lotta è nostra, lo vogliamo gestire noi. E tutti quelli che vogliono aggiungere a noi o dare un sostegno, che ben venga, che vengano, ma si mettono dietro di noi. Noi questa lotta la manderemo avanti
E quello che abbiamo fatto vedere, 4 settimane di lotta di questo protesto qui a Massa, entra nel questo senso. Noi dall'inizio fino ad ora, noi abbiamo protestato 3 settimane al Domo, 1 settimana qui, fare una manifestazione, tutto questo senza bandiere né firma di nessuna parte o partito sindacato. Noi abbiamo aperto il tavolo istituzionale senza l'appoggio di nessun sindacato o partito. Abbiamo partecipato anche con nostri legali, noi come associazione dei migranti, senza fare partecipare nessuna forza politica o sindacati. Questo soltanto per dimostrare che noi siamo in grado di tenere in mano la nostra destina e di mandare, di trovare un futuro nostro alle richieste che abbiamo sempre rivendicato qui in Italia. Perché senza di questa responsabilità nostra, senza che noi siamo attori di questo cambiamento, non si può andare avanti. Benvengono tutti, ma che capiano che per una volta, dopo 25 anni o 30 anni che sbagliano loro su di noi, che siamo passati dalla legge turco-napolitana per cadere oggi sul pacchetto di sicurezza che hanno sbagliato, tocca a noi di provare e di anche di sbagliare.